Buongiorno, oggi è sabato 12 aprile, questa è la rassegna stampa di Video 33, nuovo appuntamento con l'informazione, una notizia delle ultime ore, nel tardo pomeriggio di ieri, attimi di apprensione, attimi di paura a Terlano, in pieno centro, per un principio di incendio subito domato all'interno della scuola del paese. Sul posto i vigili del fuoco volontari, anche i carabinieri. I dettagli trovate sul nostro sito internet goinfo.it. Due le donne, due addette alle pulizie, leggermente intossicate. Il piccolo principio di incendio avrebbe avuto origine da un fornello proprio all'interno della scuola. Come detto, tutto si è risolto nel migliore dei modi entro nell'arco di circa un'ora. Sarà una giornata, quella di oggi, all'insegna della variabilità, presenza rilevante di nuvole sul territorio altoatesino, però attenzione perché già nella giornata di domani ci sarà un rapido miglioramento con cielo sereno diffuso sull'intera provincia di Bolzano. In questa mattina in regia abbiamo Mohamed Al-Masmoudi, diamo subito un'occhiata col suo aiuto allora alle aperture dei quotidiani che troviamo in edicola. Il Corriere dell'Alto Adige dedica la sua prima pagina ai problemi per il welfare, mancano i fondi. Tra August, presidente dell'Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico della provincia di Bolzano, lancia l'allarme e dice: dobbiamo trovare 10 milioni di euro a rischio l'assegno di cura. La cronaca cura del quotidiano Alto Adige, la delusione per il Bolzano Hockey, sappiamo ieri ha perso 5 a 3 in casa al Palaonda davanti al proprio pubblico, 5 a 3 ad opera del Salisburgo. Tutto sarà deciso domani proprio a Salisburgo in gara 5 per l'assegnazione del titolo. La cronaca in lingua tedesca, cura del quotidiano Dolomiten, la presenza delle donne nei posti di vertice in alcuni uffici provinciali. Si parla innanzitutto del difensore civico, ma si parla anche dei vari enti, dei vari uffici a tutela dei minori. Il Dolomiten dedica spazio in prima pagina alla delusione di ieri per il Bolzano Hockey, battuto, ricordiamo, 5-3 dal Salisburgo. Ancora con la cronaca a livello locale, il quotidiano Tageszeitung dedica la sua apertura invece alla piaga dei debiti che colpisce sempre più anche la provincia di Bolzano. Sono numerose le famiglie, sono numerosi gli altoatesini che non riescono ad arrivare a fine mese, chiedono prestiti anche per i bisogni primari, come ad esempio la bolletta dell'energia, la bolletta del gas, ma anche solo semplicemente per fare la spesa. Il Corriere della Sera, per le notizie a carattere nazionale ed internazionale, il caso dell'Utri in primo piano, dell'Utri latitante, forse a Beirut, un suo messaggio per dire sto male e mi sto curando. All'Italia 500 milioni di euro da Etihad, il governo approva l'intesa con la compagnia di Abu Dhabi che acquisterà almeno il 40% della proprietà. Il Papa che dice un diritto avere una mamma e un papà, Papa Francesco, e la difesa dei bambini. E poi il design e la primavera di Milano, gli eventi del Salone del Capoluogo trasformano la città che ritrova fiducia aspettando l'Expo. A Napoli 300 spazzini, ma 117 sono inabili, in piedi più di 3 ore. Questo è impossibile per oltre un terzo dei dipendenti. Torniamo alla cronaca della provincia di Bolzano con il Corriere dell'Alto Adige. L'abbiamo visto poco fa, ci si occupa in apertura dei problemi a livello provinciale per coprire la spesa nell'ambito del welfare, soprattutto nell'ambito degli assegni di cura. L'allarme viene lanciato direttamente dal presidente di ASSE, e cioè l'Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico. Tragust si dice molto preoccupato: senza altri fondi dovremmo bloccare proprio questo assegno di cura, mancano all'appello 40 milioni di euro. In consiglio comunale a Bolzano l'opposizione ci pensa la maggioranza. Inedito in aula, il 68% dei documenti voto arriva dal centro-sinistra e dalla SVP. Spagnolli ironico, elezioni vicine, si cerca visibilità. Lo sciopero di Fratelli d'Italia e poi Bertolucci segnale di protesta. Ancora con la cronaca, siamo in via Alto Adige, una città da sbloccare. Nasce il gruppo Pro Benco. Hager dice non è una lobby, la mobilitazione parte dal basso. Il convegno appalti, nuova legge basata sulle direttive dell'Unione Europea. Il presidente della provincia Compatcher dice: noi guardiamo a Bruxelles, confronto tra esperti sull'autonomia legislativa. Caso Steinerstein, Cell fu ingannata. Interrogato il perito della procura, i dati non sono veritieri. Per l'ex presidente Stocker nessuna missione, l'acquisto non era interessante. Ancora con la cronaca, con la cronaca
Siamo a livello regionale, Rossi sui vitalizi d'oro. Rossi, il presidente della provincia di Trento, dice che le consulenze non ci devono rallentare. Il presidente è severo, il presidente del consiglio Moltrer dice basta con gli assedi. Grande festa in pieno centro a Bolzano per i 100 anni dell'hotel Città, festeggiato il secolo di vita, festa di tutti i bolzanini, via le celebrazioni. Il sindaco di Bolzano Spagnoli dice un vero e proprio simbolo per l'intera comunità. Siamo alla pagina economica, la Volksbank rilancia il progetto Marostica, il CDA punta all'aggregazione, Michaeller dice questa è una grande opportunità, deliberata la manifestazione di interesse non vincolante. Seebacher dice noi siamo compatibili. AproWinter è stata presentata una nuova applicazione per i telefonini, sia per iPhone sia per Android. Conoscere e valutare il rischio delle valanghe nasce l'applicazione che si chiama Nivolab. Chiudiamo con la pagina sportiva per quanto riguarda la cronaca del Corriere dell'Alto Adige. Hockey su ghiaccio, Foxes battuti al Palaonda. Ora ci vuole la bella, il Salisburgo espugna Bolzano con 5 reti, domani trasferta in Austria. Davanti a 7.200 spettatori non bastano le marcature dei bolzanini, ora la stagione si gioca tutta in un solo incontro. Diamo un'occhiata allora anche al dettaglio della prima pagina del quotidiano Alto Adige, oltre al Bolzano Hockey, in primo piano l'appuntamento che interesserà il capoluogo nell'intera giornata di oggi, l'iniziativa che porta la firma del quotidiano Alto Adige, Alto Adige. Live. Oggi è il gran giorno, dalle 9 di questa mattina il Festival del Quotidiano. Appunto, proprio alle 9 si vedrà come nasce il giornale, poi una serie di appuntamenti anche con ospiti a livello nazionale ed internazionale, come ad esempio Tania Cagnotto alle 19 al Teatro Cristallo e alle ore 15 l'ex ministro Kyenge, parlerà anche il presidente della provincia Arno Kompatscher alle ore 17. Kompatscher, che sempre sulle pagine del quotidiano Alto Adige, prende posizione sui vitalizi e dice no al dietrofront la legge si farà. 50 profughi scalzi a Bolzano, la protesta e l'odissea di queste persone e la protesta anche dei padri separati che dicono noi non siamo un bancomat. Notizia più che curiosa, parcheggia col tagliando fai da te, tutto questo accade in Piazza Vittoria a Bolzano, l'automobilista si è stampato da solo il famoso bollino ed ora verrà denunciato. Passiamo alla cronaca in lingua tedesca a cura del quotidiano Dolomiten, ci si occupa di salute con la pagina, come sempre, a cura di Cristina Tomasi, i problemi degli adolescenti sono sempre più coloro, siamo intorno al 10% del totale, che si rivolgono ai servizi e un 2% anche alla psichiatria e psicologia infantile, adolescenti sempre più spesso in crisi con problemi esistenziali. Ancora con la cronaca Bressanone, un'iniziativa che cerca di conciliare l'amore per la musica e la religione. A pagina 8 i dettagli del progetto culturale che si svolge a Castelbello, dove si cerca di dimostrare la bellezza della geometria. Dalla prima pagina la notizia che riguarda la presenza delle donne nei posti di vertice degli uffici provinciali altoatesini, si parla del difensore civico, ma si parla anche degli enti e delle strutture adibite alla difesa dei minori. Il caso Steinstein, per quanto riguarda la cronaca che arriva dal Tribunale di Bolzano, i dettagli raccontati a pagina 15. Sempre per la cronaca, la giornata mondiale per la lotta contro il Parkinson, una serie di progetti e iniziative che vede la collaborazione tra il Comune di Bolzano e la provincia autonoma. A pagina 20 per l'economia, il progetto Marostica con protagonista la Banca Popolare di Bolzano, manifestazione, sappiamo, di interesse non vincolante, grande opportunità da cogliere, secondo i vertici della banca. A pagina 21 invece il racconto, un'intervista, un incontro con un imprenditore di Appiano, Arnold Gasser, che è appassionato di crocifissi, una collezione crocifissi realizzati tutti con materiali naturali, spesso semplicemente con rami di albero. Ancora con la cronaca, a pagina 25, il futuro del mercato in Piazza delle Erbe a Bolzano, mercato della frutta e della verdura, si guarda con attenzione anche all'aspetto estetico. E sempre a pagina 25 i dettagli dell'inaugurazione dei festeggiamenti per i 100 anni dell'Hotel Città in pieno centro nel capoluogo. È tutto per la cronaca in lingua tedesca. Ci fermiamo qualche istante e poi torniamo in studio per le previsioni del tempo. GoInfo. Il portale dell'informazione in Alto Adige è anche sul tuo smartphone. Scarica
scarica gratuitamente le app per iPhone e Android. GoInfo, tutte le news a portata di mano. Abbiamo preparato i Würstel Senfter, Meraner classico da fare bollito, Wiener dal sapore inconfondibile, Servelade da fare alla griglia e gustosi hot dog. Senfter, Würstel per intenditori. Benvenuti da Überbacher, abilità manuale, materie prime di qualità e i migliori ingredienti locali nelle sue 11 filiali tra la Val d'Isarco e la Val Gardena. L'azienda familiare di Lyon offre ai suoi clienti il miglior pane fresco, mezzelune e canederli fatte in casa, una vasta scelta di torte fatte in casa anche personalizzate con foto, meravigliose prelibatezze e le più dolci fantasie. Panificio pasticceria Überbacher, per buon gustai. La prima immagine che vi proponiamo ci porta questa mattina a Riva di Tures. Questa è la situazione alcuni minuti dopo le 6, a 1735 metri di quota. Come nostra abitudine andiamo a vedere anche qual è la situazione all'imbocco della Val Venosta, alle porte di Merano, sia verso la Val Venosta appunto, sia verso la zona dell'abitato della città del Passirio. Con l'aiuto e la collaborazione degli esperti svizzeri di Meteo News e Ubimet andremo a vedere tra poco qual è stata l'evoluzione delle ultime ore sulla provincia di Bolzano. Vedremo immagini più che eloquenti, alternanza di nuvole e cielo sereno sia sul nord Italia, quindi anche sia sul territorio altoatesino. Sarà così per gran parte di questa giornata, cioè sabato. Ci sono invece buone notizie per la giornata di domani, domenica, quando è atteso un rapido miglioramento con prevalenza di cielo sereno. Io vi ricordo che gli aggiornamenti e i dettagli di queste previsioni del tempo sono a vostra disposizione sulla pagina Facebook Alto Adige Meteo e come sempre, sempre in tempo reale, aggiornamenti anche sul nostro sito internet nella sezione dedicata alla Mediateca Online. Vi ricordo una serie di appuntamenti per quanto riguarda il fine settimana, appuntamenti interamente incentrati nella zona della Valpusteria e cioè nella zona di Brunico, come ad esempio Tip Hotel edizione 2014, di questo appuntamento fieristico interamente dedicato al mondo degli alberghi. Vi ricordo anche il nostro sito internet www.video33.it, potete rivedere questa edizione della nostra rassegna stampa, l'edizione dei nostri telegiornali, all'interno della Mediateca gli aggiornamenti meteo, i principali contributi filmati andati in onda, aggiornamenti in tempo reale anche per quanto riguarda le notizie di cronaca. Potete come sempre seguirci in streaming. Vi lascio ora come nostra abitudine all'agenda di questa giornata, cioè di questo sabato. Seguirà l'oroscopo, vi ricordo anche oggi alle ore 13 e alle ore 19 gli appuntamenti con i nostri telegiornali rigorosamente in diretta per rimanere informati riguardo tutto quello che accade sul territorio altoatesino. Vi auguro un buon proseguimento e un buon fine settimana. Was, wann, wo, cosa, quando, dove, il calendario delle attività culturali della settimana a cura della Fondazione Cassa di Risparmio. 12 aprile, musica Live Muse 9, i cantautori italiani, Auditorium Don Bosco, live sulle 20:30-23. Teatri, Benny e il Coniglio di Pasqua, Teatro Cortile Bolzano, 17:18. Conferenze, l'Artoteca della Piattaforma delle Resistenze 2014, Associazione degli Artisti Bolzano, ore 11. Per tutti gli appuntamenti visitate il sito www.cultura.bz.it. Ariete, ciò che desiderate potrebbe essere proprio dietro l'angolo, ma per ottenerlo potreste dover effettuare qualche piccolo cambiamento nel vostro stile di vita. Toro, potrebbe esserci un clima decisamente esplosivo in casa vostra oggi. Riuscirete a riportare la calma semplicemente comportandovi con naturalezza.
Gemelli, vi state prendendo troppo sul serio. Dovreste imporvi invece di ridere un po' più di voi stessi, o gli altri finiranno col ridere di voi. Cancro, non siate tanto impazienti con le persone che vi circondano. Fate un respiro profondo, rilassatevi e lasciate che anche gli altri si rilassino. Leone, è probabile che oggi sarete guidati dai vostri istinti più elementari, ma fate attenzione a non violare certe regole fondamentali. Vergine, dedicatevi a ciò che vi procura il maggior piacere oggi. Non c'è ragione di soffrire o di imporsi dei sacrifici mentre gli altri si godono la vita. Bilancia, siete decisi ad essere voi quelli che guidano il gioco oggi, ma ricordate che si può comandare senza apparire arroganti o aggressivi. Scorpione, il vostro talento potrebbe non essere sufficiente a risolvere certe situazioni molto complicate. A salvarvi sarà il senso dell'umorismo. Sagittario, vi troverete a dover lottare contro l'orologio oggi, ma proprio quando la sconfitta sembra inevitabile, vi arriverà un aiuto inatteso e prezioso. Capricorno, accettate gli inviti che riceverete. Quella di oggi è una giornata ideale per trascorrere il tempo con gli amici e con le persone care. Acquario, vi ci vorrà molto più tempo del previsto per capire cosa sta succedendo oggi. Siate pazienti con voi stessi e non sfogate la vostra frustrazione sugli altri. Pesci, tenetevi alla larga dalle distrazioni fin tanto che non avrete raggiunto i vostri obiettivi e rafforzato la vostra fiducia in voi stessi.